Salve a tutti, questo è il primo video di una serie di video che verranno pubblicati in questo canale per quanto riguarda l'analisi morfologica di un bacino idrografico mediante il software QGIS. Allora, per innanzitutto apriamo il programma e andiamo su Progetto, Proprietà e andiamo ad impostare il sistema di riferimento. Nello specifico noi adesso utilizzeremo Monte Mario, Italia Zona 1. Come possiamo vedere, con codice è PSG 3003. Applica, ok. Come possiamo vedere anche da qua sotto, possiamo vedere il solito codice. E andiamo a caricare adesso il DEM. Possiamo applicare direttamente il file raster mediante questa icona, oppure semplicemente trascinare, così come faccio io in questo momento. Perfetto, adesso nello specifico andiamo prima di tutto a modificare l'aspetto visivo del raster. Possiamo fare doppio clic oppure tasto destro, proprietà, andiamo a vedere tipo di visualizzazione, banda singola, falso colore. Io nello specifico solitamente come scala di colore utilizzo questa, invertendo però. In quanto fondamentalmente con colori tendenti al blu che ricordano il mare, intendiamo le quote più basse, i punti a quota più bassa, mentre in rosso riportiamo i punti a quota più alta. A questo punto andiamo su modalità, intervallo uguale, numero di classi lasciamo 5, classifica, applica, ok. Adesso possiamo vedere la visualizzazione. Adesso andiamo ad utilizzare un comando che qua ho già selezionato e si chiama r.watershed. R.watershed prende innanzitutto in ingresso l'altitudine. Come altitudine andiamo a caricare il nostro DEM, che è questo che abbiamo caricato. Dopodiché andiamo su questa voce, Minimum Size of Exterior Watershed Basin. E impostiamo un valore soglia che noi nello specifico imporremo uguale a 2000. Maggiore è questo valore, minore sarà l'accuratezza con cui verrà tracciato il nostro reticolo idrografico. Nello specifico andremo ad avere un reticolo idrografico più pulito, mentre minore è questo valore, di conseguenza più preciso sarà il nostro reticolo idrografico. Dopodiché continuiamo, scendiamo. Possiamo ad esempio impostare come metodologia di risoluzione dell'algoritmo il D8 oppure semplicemente lasciare quello che è già presente in default. Noi per ora lasciamo quello presente. Dopodiché andiamo ad impostare i file in uscita e possiamo vedere il primo, Number of cell that drain through each cell. E lo lasciamo. Anche il secondo, Drainage Direction, lo lasciamo. Il terzo lo togliamo. Open Output File After Running Algorithm, lo lasciamo. Mentre i restanti andiamo a deselezionarli. A questo punto facciamo Esegui. Una volta terminata l'elaborazione dell'algoritmo, possiamo vedere che in uscita abbiamo i seguenti tre raster. Andiamo ad analizzarli uno ad uno. Deselezioniamo il primo e il secondo, e questo fondamentalmente è il primo raster che riporta per ogni cella il valore medio delle aree che contribuiscono al deflusso lungo il reticolo idrografico. Quindi possiamo vedere che andando a cliccare qui, in informazioni sugli elementi, andiamo a cliccare su una cella del raster. Possiamo vedere che le aree contribuenti sono le seguenti. Man mano che ci avviciniamo al reticolo idrografico, possiamo vedere come il valore aumenti, cioè il numero di celle che contribuiscono al deflusso è nettamente maggiore. Adesso andiamo ad analizzare il secondo.
Fondamentalmente, questo raster riporta il valore no data al di fuori delle direzioni di deflusso, mentre lungo il reticolo idrografico riporta dei valori in cui possiamo vedere che a seconda del colore questo valore è differente e questo sa simboleggiare fondamentalmente il codice del sottobacino. Dopodiché abbiamo l'ultimo raster che determina quelle che sono le direzioni di flusso, le flow direction, e fondamentalmente vengono determinate attraverso un algoritmo che stima le traiettorie attraverso le direzioni di massima pendenza del DTM. Nello specifico noi abbiamo detto che può essere determinato attraverso il D8, attraverso l'algoritmo D8, oppure attraverso il single flow direction. Questi raster sono molto utili per l'analisi di bacino e di conseguenza andremo a salvarli. Per salvarli possiamo andare semplicemente su Esporta, Salva con nome e decidiamo la cartella in cui vogliamo andare a salvare il file e li salviamo in quanto ci serviranno per il video successivo in cui andremo a determinare e a disegnare quello che è il bacino idrografico e nello specifico andare a determinare le statistiche medie del bacino. Per oggi è tutto, alla prossima, grazie.